C'è un costo nascosto nelle azioni che facciamo, ecco il costo che normalmente chiamiamo in azienda reputazionale. Si tratta del costo che andrai a pagare qualora alcune informazioni diventino di dominio pubblico. Qualcosa che magari tu fai perché ti dà un beneficio nel breve medio termine o anche nel lungo termine, che sai che può avere delle ripercussioni, ma di cui valuti il rapporto costo-beneficio. Una cosa che tu fai che ti dà qualche migliaio di euro subito, qualche decina di migliaio di euro subito, può darti tanto, tanto più danno più avanti nella tua storia. Oggi, per parlare di questa cosa, prendiamo un esempio preso dalla cronaca degli ultimi giorni, quello di uno studio di architettura che si chiama PewArk e delle informazioni che sono trapelate rispetto a quando hanno richiesto il bonus ai loro collaboratori. Ne parliamo oggi molto più approfonditamente dopo la sigla, perché di reputazione mi occupo nella vita. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Quando insegno in università c'è una frase che dico spesso e dice più o meno, perché la devo dire in inglese, nel corso perlomeno qui, no, non vi preoccupate, che ogni azione è un'azione reputazionale. Intendo dire che ogni azione che noi facciamo si ripercuote sulla nostra reputazione, in bene o in male. Analizziamo intanto il fatto. Nelle ultime ore è sulla bocca di buona parte di Milano e giro per tutta Italia una notizia, quella che è stata rilanciata da Riordine degli Architetti, un account Instagram che spesso si muove a protesta, a mostrare le proteste del mondo dell'architettura, soprattutto del precariato dei professionisti interni, con la richiesta da parte di uno studio di architettura, i partner di uno studio di architettura, qui c'è pubblicata direttamente l'intera conversazione, l'intera conference call, in cui i partner dello studio chiedono ai professionisti collaboratori, anche se li chiamano in realtà, anche se poi dicono stipendio che non è molto particolare, vabbè, sapete che gli architetti sono in partita IVA, un po' come gli avvocati, quindi sono collaboratori, di richiedere il bonus perché gli verrà detratta una cifra pari al bonus nello stipendio successivo. In altre parole, richiedere il bonus perché in un periodo in cui c'è grossa crisi, stiamo parlando del periodo Covid, quindi quello in cui i lavori degli architetti sono effettivamente, molto probabilmente, fermi, questa cosa consente a loro, ai partner, di non lasciare a casa nessuno, con un che di non so, gusto quasi intimidatorio alle spalle. Cosa succede? Succede che effettivamente la telefonata esce, trapela. Mesi dopo, perché è uscita un giorno fa, quindi è uscita ieri. E questa cosa sta mandando ovviamente in frantumi buona parte della reputazione di uno studio estremamente famoso. Si sono già scusati, sono uscite le scuse, sì, sono arrivate delle spiegazioni in cui raccontano di come tutto questo fosse assolutamente facoltativo, di come poi a chi se n'è andato, ad esempio, il bonus è stato riversato, ma in realtà non smentisce, anche perché è difficile smentire un audio. Al che io mi fermo e mi chiedo, quanto vale tutto questo? Io sono un imprenditore, capisco che ci sono momenti duri per tutti, anche noi abbiamo avuto qualche difficoltà durante il primo periodo del Covid, non sapevamo esattamente cosa fare. Quanto vale? Ora, mi sarei aspettato che una manovra di questo tipo valesse parecchie centinaia di migliaia di euro. Perché? Perché la batosta reputazionale presa in queste ore, la sberla che rimarrà addosso, la macchia, su PewArk, indipendentemente da poi come si risolverà la cosa, che magari è perfettamente lecita e non solo, magari effettivamente è servita a mantenere qualche collaboratore in più all'attivo, beh, quella manovra mi aspetto che valga tanto, visto il fatturato. PewArk è uno studio di architettura grande, nel senso, come faccio a sapere che è grande? Beh, diciamo famoso. Lo conosco io, che di architettura non so assolutamente niente, quindi suppongo che lo conoscano in tanti. Vado a vedere lo studio e nelle parole del sito stesso sono una trentina di collaboratori. Una trentina di collaboratori, quindi 30 per 600, significa che il valore possibile di tutto questo, qui vedete i 30 collaboratori, il valore di tutto questo si attorce intorno ai 18.000 euro. Ecco, quando io vi parlavo prima
di costo reputazionale, intendevo proprio questo. Normalmente quando si parla di costo, non si parla quasi mai di costo reputazionale, si parla di rischio reputazionale, ma perché? Perché si prende il vocabolario che prende dalla definizione del rischio, quindi una matrice, in realtà il prodotto cartesiano, tra il valore potenziale del danno che io vado a subire, che in questo caso reputazionalmente parlando sono centinaia di migliaia di euro di reputazione persa, perché si pensa che lo studio di architettura sia conciato talmente male da avere assolutamente bisogno di 18.000 euro, e sapete che la solidità di uno studio è qualcosa che io vado a prendere, o si recupera in persa, diciamo, persa immagine nei confronti di potenziali nuovi talenti che vogliono arrivare, quindi potenzialità di assumere nuove persone, dicevo, il prodotto cartesiano tra il valore di questo e la probabilità che un evento succeda. In questo caso la probabilità che l'evento succeda è legata principalmente a che cosa può succedere se si sa in giro. Ecco, lì è l'errore che si fa più spesso, perché ci si attacca a delle logiche vecchie di vecchissimo periodo, e si pensa semplicemente che nessuno ascolta gli stagisti, nessuno ascolta i praticanti, nessuno ascolta i junior, eccetera. E anche il fatto di dire, vabbè, se qualcuno lo dice in giro, cosa vuoi che succeda? Non ci si aspetta questo, cioè che un account molto 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 seguito e molto riconosciuto come fonte di informazioni, in questo caso Riordine degli Architetti, 14.000 follower verticali all'interno ovviamente all'interno di quello che è il mondo dell'architettura, rilanci questo tipo di contenuto, ovviamente dando un danno devastante. Cosa si sarebbe potuto fare? Ad esempio, si sarebbe potuto capire se il fatto di raccontare il fatto che potenzialmente si potesse desumere, trovare, scoprire o questa informazione finisse di dominio pubblico, vale o non vale 18.000 euro massimi, perché poi diceva che erano, a parte il fatto che non credo che li chieda anche ai partner, ma comunque si diceva che era volontario, quindi presumiamo che tutti abbiano aderito. Non solo, in realtà c'è qualcos'altro da prendere in considerazione, e quanto ne ho bisogno reale e quanto sono disposto ad assumermi il rischio che qualcosa vada male, e soprattutto qual è il peggiore worst case scenario, si chiama, lo scenario peggiore che può capitare. In questo caso lo scenario peggiore si è concretizzato: informazioni di dominio pubblico, dove se va bene saranno esposti un po' al pubblico ludibrio degli altri studi, se va meno bene questo pubblico ludibrio diventerà il fatto che questa cosa viene raccontata e magari perderanno clienti, sicuramente non ci guadagnano in possibilità di attirare altri talenti, e soprattutto avranno la coscienza della rete, cioè le ricerche sul nome dell'azienda, che le persone fanno sporche per un bel po' di tempo, perché per ancora un bel po' di tempo credo che se io ricerco più ARC sui motori di ricerca, quello che appare non è tanto i lavori e che cosa hanno fatto, ma le notizie relative proprio a questa controversia. Vale la pena? Non vale la pena? Io posso capire che magari in realtà in quel momento ci fosse problema reale di liquidità, posso capire tutto quello che possono aver passato da imprenditore. Non sono convinto, davvero non sono convinto, che 18.000 euro possano valere lo tsunami di liquame organico anfibio che in questo momento uno deve gestire. Ma ancora una volta, non sono soldi miei e non sono riuscito a fare tanti chilometri nelle loro scarpe, quindi prendetela non per l'esempio di questo tipo, ma per qualcosa da portare a casa voi. Chiedervi ogni tanto, ma quello che sto facendo, se venisse scoperto, se diventasse di pubblico dominio, cosa mi costerebbe? E soprattutto, ne vale la pena? Tante volte la risposta corretta scoprirete che è no, non ne vale la pena. Tutto qui. Mi raccontate voi cosa ne pensate, ne vale la pena, non ne vale la pena, hanno fatto bene, hanno fatto male, stiamo esagerando tutto questo, non abbiamo capito qual era l'intento, raccontatemelo nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di segnalarvi anche
le notifiche, così almeno sapete quando esce un nuovo video. Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza telematica, ma vengo in pace. Nella vita di tutti i giorni mi occupo proprio di reputazione con le aziende che trovate alla vostra sinistra. Mentre invece tutti i giorni vi racconto con Ciao Internet algoritmi e regole che governano macchine e domani per capire come la rete ci cambia. Potete seguirmi sul canale YouTube, sul canale Telegram in cui discutiamo di questi video o addirittura sulla newsletter con un corso sulla reputazione gratuito online. E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Buon fine di settimana ed estate parati.